Amici di Cusano Italia TV, benvenuti ad un nuovo appuntamento con la storia. Qui, a quello che è l'appuntamento con A Spasso nel Tempo, Rachela Beian in cabina di regia. L'ospite lo abbiamo in studio, abbiamo nuovamente il professore Enrico Ferri. Bentornato. Grazie, buon, buon pomeriggio. Naturalmente, con il professor Enrico Ferri, bentornato perché abbiamo già realizzato una puntata su quello che è il mito della civiltà occidentale. E continuiamo, lo avevamo detto nella puntata precedente, anzi ne approfitto per ricordare che la prima puntata la trovate sul canale YouTube di Cusano Italia TV e anche su quello che è il sito del professor Ferri, ferrystudies.com, ferrystudies.com. No? Per precisare, ovviamente, eh, dall'inglese, andiamo a vedere anche la copertina di questo libro pubblicato da Nova Publisher eh, quindi negli Stati Uniti, no, professor Ferri. Però presto anche un'edizione italiana. Eh. Speriamo di buon auspicio, <ride> sì. E speriamo, speriamo, noi ne, ne stiamo parlando. Comunque, già eh, grande eh, risultato centrato, un bel successo per quanto riguarda l'edizione. Eh, in inglese negli Stati Uniti abbiamo presentato il recente studio del professore Enrico Ferri, non l'ho ricordato, lo ricordiamo adesso, che insegna qui all'Università Nicolò Cusano filosofia del diritto e storia dei paesi islamici, abbiamo detto The Myth of Western Civilization, civilization uscito da qualche mese appunto negli Stati Uniti. E, eh, le principali tesi del libro si possono riassumere per sommi capi, così per riassumere quello che abbiamo già raccontato nella prima puntata, in questi termini. Si è soliti definire con Occidente il sistema politico di vita e di valori dell'Europa e dell'America, cioè il modello liberal-democratico. Questa identificazione è comunemente accettata, ma la civiltà occidentale, come sostiene il professor Ferri, diviene una costruzione mitologica. Se volessimo attribuirle un'origine millenaria, sostenere cioè che l'attuale eh, sistema, a proposito eh, di quello che eh, è stato eh, nel tempo proprio il modello occidentale, l'attuale modello occidentale è solo l'ultima manifestazione di una civiltà che appunto nel tempo ha caratteri ricorrenti. Ma adesso. Altri interrogativi. Quanti affermano quest'ultima tesi, sostiene l'autore, finiscono per ricostruire una presunta storia dell'Occidente mettendo insieme culture, ideologie, storie diverse, e rappresentano un Occidente che sembra, come dicevamo la volta scorsa, un Arlecchino, un Frankenstein, cioè un prodotto artificiale. Non esiste infatti nessun legame, ad esempio, fra mondo greco e cristianesimo, così come tra quest'ultimo e la democrazia. Quindi non si può parlare di una coerente storia, di una civiltà che chiamiamo Occidente. Ecco, una sintesi in cui si riconosce? Dopo aver sì, così letto e sintetizzato Certo, il libro. perché è la, la questione che potremmo riassumere con una battuta, quello che tu hai appena. Sintetizzato correttamente che quando parliamo di Occidente noi intendiamo il nostro mondo dell'Europa e degli Stati Uniti, fondato su principi e su valori come la libertà e l'uguaglianza. Se noi volessimo in... sostenere, come sostengono in molti, che l'Occidente non è nato ieri o l'altro ieri, ma è un insieme di principi e di valori che attraversano la storia europea, dovremmo. Dire che valori come la libertà e come l'uguaglianza hanno caratterizzato la storia dell'Europa e poi degli Stati Uniti. Questo è vero solo in minima parte. Sono valori tipici della democrazia e la democrazia è un prodotto tipicamente moderno e contemporaneo. Quindi non si può parlare di un Occidente come di una eh, costante in, in termini di valori di civiltà e di principi di riferimento che attraversa tutta la storia europea. La storia europea è attraversata da momenti e da correnti di, di pensiero e di civiltà che spesso si scontrano e si sovrappongono l'una all'altra. Intanto ora che la beriana in regia ci ha già proposto delle immagini, delle cartine geografiche del mondo antico, stiamo infatti... Eh, parlando anche di quelle che sono state le vecchie e le antiche civiltà, ne abbiamo parlato soprattutto nella prima puntata, vedrete eh, nel corso di questa puntata anche tante foto comunque legate ad eventi del passato. Ecco, professor Ferri, nel suo libro, accanto alle tesi appena esposte, eh, se ne trovano altre, molte altre, devo dire che ne sono un riflesso e uno sviluppo. Ad esempio, lei ridimensiona molto. Il presunto conflitto di civiltà fra Europa e Asia strettamente connesso proprio all'idea di civiltà occidentale. No? E qui ritorniamo al passato, alle guerre persiane. Sì, perché bisogna ridimensionare l'idea che la civiltà sia come una sfera chiusa in se stessa. Eh, Chiusa all'esterno e immobile all'interno, senza una dinamica e senza uno sviluppo, per cui la, una civiltà sia qualcosa di sostanzialmente unitario, immobile e diverso dalle altre civiltà. Ma quando noi parliamo di Oriente e Occidente, ci riferiamo alla nostra storia, che è la storia che almeno fino alla scoperta dell'America si può dire che. Eh, veicola attorno al Mediterraneo e a quello che chiamiamo il vicino Oriente, l'Anatolia, l'attuale Turchia per capirci, che era la grande porta verso poi l'Oriente più profondo, infatti poi i soggetti che attraversano la storia del mondo nei primi secoli, forse potremmo dire nei primi millenni, sono nel Mediterraneo, sono la Persia, sono eh, civiltà come quelle egiziane e via dicendo. Allora, una civiltà come quella greca, che è sinonimo di cultura e di lingua occidentale ed europea, i greci chi erano? Erano i più orientali degli europei eh, e i più occidentali degli asiatici. Eh sì. Se prendiamo come riferimento, per esempio, una delle culle della civiltà greca, cioè l'Anatolia, la costa dell'attuale Turchia, per capirci, da dove vengono personaggi come. Ippocrate, è Erodoto, Talete da, da Mileto, il primo filosofo della tradizione. E questo è un contesto greco ma nello stesso tempo orientale. Quindi non abbiamo uno scontro di civiltà, abbiamo le civiltà che si incrociano, si fondono, prendono l'una dall'altra, si riconoscono e entrano in conflitto, ma non la civiltà, gli uomini che sono delle volte in, in, quasi sempre interni alle stesse civiltà. Ha fatto riferimento a Erodoto, no? Inizia, l'abbiamo anche visto in foto, inizia le sue storie rifacendosi anche a una serie di eventi mitici come quello di Medea, di Elena, per mostrare che il conflitto fra Europa e Asia risale proprio, come ci diceva, alla notte eh, dei tempi. Per Erodoto, però, l'origine di questa contrapposizione risale essenzialmente alla guerra di Troia. Sì, ma noi, archetipo di per, scontro, Perché noi parliamo eh? di, di Occidente, no? perché è una trasposizione in termini geografici, ma poi soprattutto politici, di quello che fu il primo grande conflitto che noi troviamo nella nostra memoria storica. Qual è questo primo grande conflitto? È quello di cui parla Erodoto, lo scontro tra la Grecia, che rappresentava un po' l'Europa, e la Persia, che però rappresentava l'Asia nella sua complessità. Quindi aveva un senso di parlare di Oriente come un'entità omogenea, contrapposta a un Occidente rappresentato dalla, dalla Grecia. Però chi è Erodoto? Erodoto è uno storico che nasce da Alicarnasso, cioè sotto governo persiano. No? Ah, ecco. È un suddito del Gran Re, del Re di Persia. No? Eh, Artemisia, la principessa di Alicarnasso, combatte con... Eh, con le truppe con la flotta persiana perché era suddita del grave a salamina quindi ehm, nell'esercito greco contro i nell'esercito persiano che combatte contro i greci per esempio a platea ci sono schierati i tebani no? i tebani che sono perché sono dalla parte dei persiani? in odio con gli ateniesi in base al sistema della rivalità delle delle città-stato. Quindi, da una parte, abbiamo una mescolanza di, 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 di presenze da una parte e dall'altra. E dall'altro, tu chiedevi prima la, la guerra di Troia, perché Erodoto comincia col dire, dire: Ma lo scontro con i persiani tra la Grecia e la Persia è una riedizione di un conflitto contro l'Oriente che è quello di tutti i greci coalizzati per la prima volta contro Troia e risale pure al mito dicendo appunto a Paride e via dicendo però la guerra credo ne parlavamo pure l'altra volta la guerra di Troia non è una guerra tra asiatici i troiani che si trovano in Asia Minore e i greci è una guerra tra greci cioè che hanno la stessa cultura e le stesse divinità le stesse usanze di combattimento e funebri, no? lo stesso Ettore è un nome eh, greco acheo, no? Quindi questa, cont questa contrapposizione ma... è una ricostruzione ideologica postuma e fuorviante eh, Anche perché fa anche riferimento a Omero, a proposito di questo, no? lei sottolinea la tradizione grega presenta la guerra di Troia come un conflitto cioè, tra Greci. Certo, Ma erano. poniamoci una domanda molto semplice: perché i romani a un certo punto scelgono Enea? Beh, se, se la logica era che Troia era la rappresentante, la regina eh, dell'Asia, si, si sentivano asiatici eh, romani neanche per niente. No, eppure, eh, scelgono Enea perché per differenziarsi dai greci, per riaffermare la loro autonomia, la loro indipendenza anche culturale. Infatti, in epoca imperiale viene scritta l'Eneide, no? da quello che è considerato il poeta d'Augusto. Virgilio, no? che più di uno chiama, Augusto dice, il tuo poeta, no? Virgilio. Enea è altro dai greci ma nello stesso tempo è interno al mondo della cultura greca. Quindi c'è una rivendicazione di civiltà per un verso e di autonomia per l'altro. Peraltro abbiamo fatto riferimento a Omero, abbiamo anche delle immagini che riguardano Omero a proposito, eccolo qui. E lei sostiene, tra l'altro, anche che la civiltà occidentale appunto non si può identificare con il mondo classico e che quest'ultimo è tanto un prodotto europeo, sia esatto, europeo che orientale. Esatto, ci sono eh. due problemi distinti. Perché noi parliamo di mondo classico? Che vuol dire classico? No? Eh, deriva da una classificazione che fece il, uno dei bibliotecari della famosa Università di Alessandria. Aristofane di Bisanzio fece una classificazione tra i libri che meritavano, che appartenevano alla prima classe, che meritavano di essere. L'abbiamo anche lui, contai. Aristofane. <ride> <abbiamo>. <ride> eh. Questo però è un altro, credo. No? È Aristofane è... di Bisanzio Aristofane. Ah, allora bravo. <ride> <ride> che ne sapevi che avrei parlato? Eh beh, eh, leggendo il libro ah, c'erano dei riferimenti. Sì, beh. allora Cristoforo Bisaggio fa questa classificazione: ciò che merita di essere conservato e ciò che non lo merita, no? è una, eh, si valuta il, il livello di, di interesse e di importanza di un testo. Quindi, con classicità, noi intendiamo in genere tutto ciò che ha un valore, un fondamento che fa parte della nostra storia. Però, come dicevo prima, quando parliamo della storia del Mediterraneo, di chi parliamo? Non parliamo solo di Roma e di, e di Atene, no? di queste due grandi realtà. Parliamo, per esempio, dell'Egitto, parliamo del mondo punico, no? E chi erano i Punici? I Punici erano quelli che poi fanno cartagine, no? Ma sono nello stesso tempo gli inventori dell'alfabeto, cioè e secondo Plinio gli inventori del commercio, gli inventori della navigazione notturna. Coloro che eh, riescono a produrre dei prodotti come i tessuti purpurei che sono in tutte le corti dell'antichità sono coloro che circunnavigano l'Africa, circunnavigano l'Africa partendo dal Mar Rosso. Allora, questi come sono considerati? Non, sono, eh, non hanno un ruolo nella nostra storia, nella nostra civiltà, non sono dei classici? Eh, a Cartagine fanno un manuale di, di, di coltivazione di, eh, di, mh, per gli agricoltori di, eh, che viene tradotto anche a Roma. Cioè, allora, classicità: noi siamo abituati a pensare solo a Roma e, a, e alla Grecia, fanno parte della nostra storia e dei fondamenti. L'Egitto, eh, Platone e altri greci vanno a studiare in Egitto aritmetica, astronomia, astrologia, perché? Beh, perché forse per costruire una piramide non basta soltanto mettere delle mattonelle una sull'altra, ah, certo. no? sono dei maestri, no? Quelle sono opere eh, straordinarie. Eh, eh, sono Ero, di eh, Erodoto dice che nessuno degli dèi che è arrivato in Grecia, tutti gli dèi eh, assunti dai greci vengono dall'Egitto. Quindi la classicità non è soltanto un prodotto europeo, ma è un prodotto... Al quale partecipano molteplici popoli, i cananei, i babilonesi, cioè eh, dal punto di vista dell'astronomia, dell'astrologia, di, di tante scienze. No? Quindi, per un verso, la classicità è un prodotto collettivo. Per un altro verso, non possiamo identificare Occidente con una nostra versione di classicità nella quale mettiamo greci, romani, cristiani e non so che cos'altro. Perché queste realtà sono per certi versi avvicinabili, come greci e romani, per altri assai distanti, come greci e cristiani. Il cristianesimo si afferma non con l'evoluzione della cultura greco-romana, con la cancellazione della cultura greca-romana, in molti ambiti, per esempio della religione. Ma la religione coinvolge il mito, la letteratura e tant'altro, no? Quindi bisogna stare attenti ad usare con criterio i termini e le classificazioni. Ecco, esiste, va detto, una tesi ricorrente nella storia del pensiero europeo diffusa da Platone ed Hegel e oltre, secondo la quale la cultura greca e poi quella europea avrebbero subito influenze dal loro esterno, ma le avrebbero assimilate e rielaborate in modo autonomo, facendone elementi costitutivi della propria. Identità. Sì, da Platone ad Hegel e da anche oltre si è detto che ehm, la cultura greca, la cultura romana sono entrate in contatto con molte altre culture, le hanno conosciute, elaborate, assimilate, fatto proprie e superate, no? Attraverso quel meccanismo che Hegel eh, descrive come Aufheben, cioè che vuol dire. Superamento e inglobamento, no? come quando io mangio una mela, non la distruggo come mela, ma la faccio propria, diventa alimento del mio corpo. E questo quest aspetto che anche è stato notato anche da alcuni recensori del, del mio libro, ad esempio, Marcello Politi su Cultura europea, eh, dicendo che la eh, cultura occidentale europea esiste ed è, è stata capace di incontrare e poi rielaborare ed assimilare altre culture diverse. Però si parte dal presupposto che fino a un certo punto si forma un'identità, una volta formata si questa identità diventa qualcosa di fisso, di stabile e tutto ciò che eh, incontra lo, almeno nel caso dell'Europa e della Grecia, lo conosce, lo fa proprio, lo assimila. Dal mio punto di vista le cose non stanno molto così, non stanno in questi termini, nel senso che l'identità è sempre un work in progress, è sempre qualcosa che si ridefinisce continuamente, quindi non è possibile dal mio punto di vista dire che i greci o i romani o gli europei si sono limitati a rielaborare, a far proprio eh, culture diverse senza subirne l'influenza. Ti faccio un esempio, l'altro giorno ho comprato un vino siciliano, prodotto a Marsala, era uno Zibibbo. Allora, lo Zibibbo… Ottimo. Peraltro, lo... credo che il vitigno in questione lo abbiamo. Come, ah, come... No, nel senso che poi è tempestiva in regia Rachelle, quindi ah, ci propone anche eh, la foto dello Zibibbo. Forse però non tutti sanno che lo Zibibbo è un vitigno portato in Sicilia da… Del... Questo. Ah, ecco. <ride> Lo zibibbo eh, vedi, è dorato, eh. è, è proprio un'uva un, un eh, da, da climi dolci, pieni, pieni di sole. Lo zibibbo è stato portato in Sicilia dai Fenici. E eh, eh, E Marsala vuol dire Marsalà, porto, porto di Dio, cioè un nome arabo. Allora io mi pongo questa domanda: eh, la Sicilia fa parte dell'Europa e dell'Italia, ovviamente, ma. È anche Fenicia, Araba, Punica, eh sì. Bizantina e quant'altro. Non esiste un'identità siciliana che ha fatto proprio e rielaborato queste culture, ma esiste un'identità siciliana dalla cucina all'architettura che è la sintesi dinamica di queste varie culture. Perché l'identità è qualcosa che si forma e si trasforma continuamente, come l'identità degli individui. Noi non siamo quello che eravamo 10 o 20 anni fa, no? perché se no sarebbe come dire che si vive in vano. E le civiltà e i popoli hanno queste stesse dinamiche. O poi in chiusura andremo anche ad una carrellata di foto eh, prese proprio dal sito del professore Enrico Ferri, con lui le commenteremo. Però, visto che già abbiamo realizzato una prima puntata e stiamo andando alle conclusioni di questa... Seconda puntata, ma come nasce l'idea di realizzare un libro, devo dire, di una certa complessità come il mito della civiltà occidentale, no? che richiede poi grande approfondimento storico, conoscenza storica e riflessioni anche? Sì, significa spaziare eh. su quasi 2500 anni eh, di storia. Se poi ci mettiamo Troia e il mito, gli anni diventano più di 3000. Nasce perché io continuamente, come tutti noi, sentiamo... Ho sentito e sento l'uso di questa categoria Occidente, no? per esempio, soprattutto adesso quando c'è stata la, la crisi che c'è purtroppo ancora afghana, no? sì, l'Occidente umiliato, quando ci fu l'attacco alla Libia, no? l'Occidente attacca la Libia. No? Quando insomma, si parla di cose che gli Stati Uniti e l'Europa fanno insieme, È si evoca questo Occidente come se fosse una categoria chiara definita, ma anche a livello di studi, di studi accademici, universitari, ci sono tutta una serie di, di colleghi che sostengono che esiste una storia dell'Occidente, i valori dell'Occidente, per esempio in un dibattito una volta con un, con un collega, disse io ma qual è poi la sostanza dell'Occidente? E lui disse quasi meravigliato, come? Il principio di libertà, ma il principio di libertà nel Medioevo c'era la libertà, nel mondo romano c'era la libertà. Che significa? Questo è un principio della liberal democrazia, però la liberal democrazia è un prodotto del, dal punto di vista storico recentissimo, moderno, della contemporaneità. Non ha niente a che vedere con la storia, o ha poco a che vedere con la storia dell'Europa. A proposito di foto, dicevamo, tratte dal libro del professore Enrico Ferri. La foto numero 5, e questo è, ovviamente lo dico alla regia, è una mappa dell'antichità di Erodoto, no? che troviamo esatto. sul suo sito. Quello che eh. dicevo prima, che la storia, quando noi parliamo di mondo, almeno fino al 1300, al 1400, parliamo della realtà attorno al Mediterraneo e delle immediate propaggini a est, no? parliamo infatti poi, o a sud, no? parliamo di, di greci, parliamo di romani, parliamo di persiani, parliamo di arabi, no? di egiziani e quindi della Persia prima che Menide poi diventa una realtà, come dire, musulmana, sciita e via dicendo. No? Questo era il mondo conosciuto, quello attorno al Mediterraneo. Infatti Platone dice siamo come rane attorno a un lago. Insomma era importante no? per capire eh, a proposito di quella che appunto era una mappa del mondo antico di Erodoto, l'avevamo vista anche la volta scorsa abbiamo anche una foto dell'albero delle eresie che abbiamo preso dal suo Ma io questo, questo perché no, l'albero delle eresie? È per un motivo è molto semplice poi? però guarda alla, alla, alla fine, alla fine eh. dell'albero chi c'è? Cioè, ma Mahomet a destra e il ah, Papa ecco, a sinistra ecco, ecco. perché questo è fatto dai, da, da, dagli olandesi calvinisti allora, per dire, per dire che cosa? Che quando noi parliamo di cristianesimo, no? questa formula secondo me fuorviante di radici cristiane e quant'altro, ma non esiste il cristianesimo, esistono i cristianesimi al plurale. Perché? Perché quando noi parliamo, noi in Italia parliamo di cristianesimo, ci riferiamo alla tradizione della Chiesa Cattolica, Apostolica sì. Romana, ma in Europa e nel mondo ci sono almeno... Um, altre 20 o 30 varianti no? tra uh, luterani, calvinisti, uh, ortodossi, mm, i testimoni di Geo hanno fatto recentemente un convegno dicendo che sono 500.000 in Italia, non so se sia vera la cifra, ma loro si ritengono cristiani. Però nessun, nessun cattolico reputa i testimoni di Geo dei cristiani, ma piuttosto una setta che ha <coughs> ad opera anche elementi del, del cristianesimo. Quindi quando noi parliamo dei radici cristiani, del cristianesimo come una componente della cultura europea, in realtà la presenza cristiana è assolutamente variegata e differenziata e gli stessi cristiani si scontrano su questioni anche fondamentali. Va da sé che per esempio il Papa è riconosciuto soltanto nell'area cattolica, Va da sé che tutta una serie di dogmi del cristianesimo romano non sono accettati da altri. Noi siamo abituati a parlare di purgatorio, paradiso e inferno, ma, ma il purgatorio è una, è una novità introdotta da un Papa nel 1270. Gli ortodossi non credono al purgatorio, eh, i luterani non credono al purgatorio, ci sono l'inferno e il paradiso o tante altre... Caratteristiche della Chiesa di Roma, tanti dogmi che non sono accettati da gran parte degli altri cristiani. Un'altra foto significativa che si lega a quanto detto fino a questo momento dal professor Ferri è l'astrolabio arabo che c'è sul suo sito. L'astrolabio arabo è un simbolo della grande ecco, cultura scien però. scientifica degli arabi. A proposito del discorso della classicità, noi siamo ancora abituati oggi. Nelle nostre scuole si studia il mondo antico, poi c'è il medioevo, poi dal nulla arriva il rinascimento con una serie di innovazioni, di scoperte scientifiche, tutto questo appresso. Il medioevo, da molti punti di vista, sono secoli oscuri in Europa, ma non nel mondo arabo, dove si studia, dove si fanno esperimenti scientifici, dove si traducono tutti i testi disponibili del mondo greco, dei persiani, degli indiani e quindi si sviluppa anche una ricerca scientifica, una ricerca in campo medico. Alcune scienze mediche, alcune branche della medicina portano nomi arabi come, come alcune dell'algebra e via dicendo. E quindi questi costituiscono poi la base di quello che sarà, una delle componenti di quello che sarà il pensiero rinascimentale europeo. Per capire bene l'Occidente, l'influenza occidentale, è importante inquadrare anche un altro fenomeno, professor Ferri, quello del colonialismo. Sì, perché l'Occidente poi, perché se chi ci ascolta dice, ah, questi sono i professori di filosofia che parlano delle cose astratte, ma l'Occidente non è un mito innocente. Ecco. Che vediamo in questa foto, apparentemente così, è una foto innocente, no? c'è un signore in giacca e cravatta che... No? ai suoi piedi dei bambini e delle altre persone seminude che, con degli strumenti che sono forse delle, degli sì, archi. No? Sì, no? Sono strumenti Questa è una foto che guerra. è una tipica rappresentazione della, del primato, anche se qui viene mostrata in termini benevoli, pacifici, dell'uomo bianco sull'uomo nero. Eh, no? però è Ma fondata su che cosa questo primato? Sul primato culturale, scientifico, militare. E, e perché? Perché tipico la, la civiltà occidentale è stata presentata non come una civiltà accanto a delle altre civiltà, è stata co presentata come la civiltà per eccellenza e quindi, in quanto tale, aveva un diritto naturale a un primato. Su, che, su quali basi si, eh, si conquistò l'Africa e si colonizzò l'Africa? Sul principio che l'Africa è un continente così ricco. Di materie prime non poteva essere lasciato a delle persone incapaci di, di sfruttarlo e di usarlo, che quindi era quasi un dovere dell'uomo bianco occidentale civilizzare, colonizzare l'Africa e civilizzare i suoi abitanti, no? portare la civiltà era quasi presentata come una missione. Ovviamente parliamo. Dell'impero britannico, dell'impero no, francese, sì. anche l'Italia. Olandese, tedesco, eh. belga. Poi ci fu anche no. il tentativo italiano, sia nel fine Ottocento che poi successivamente alla guerra di Libia. Molti sostengono che il primo genocidio del, del XX secolo, del 1900, è avvenuto eh, in quella che era una colonia, eh, il, Congo, il cosiddetto Congo belga, no? che sì. poi era proprietà del. Del sovrano di Leopoldo neanche era del Belgio, Belgio no? sì. è che lì sia avvenuto il primo genocidio del, del, del XX secolo. Quindi non è un mito innocente fatto sui libri. È una rappresentazione dell'Europa e degli Stati Uniti sulla cui base si legittima. Perché noi adesso facciamo le cosiddette missioni di pace no? per portare la democrazia, ma. Si parte dal presupposto che la democrazia è un sì, valore assoluto sì. e quindi si è in diritto anche con le armi di esportare la democrazia. A proposito, andando avanti negli anni rispetto a quella foto sul colonialismo, abbiamo un manifesto di propaganda nazista su quella che fu l'operazione Barbarossa scattata nel giugno del 1941 contro l'URSS di sì, Stalin. No, ci sono i due ecco. simboli, de, il simbolo dell'SS, eh sì, no? che fu... Sì, che furono in prima fila nella, in, nella battaglia contro l'Unione Sovietica e vedi che l'Unione Sovietica è rappresentata come un drago. Un certo? drago ferito dalle sì, due SS, dietro c'è un soldato sì, tedesco. Esatto, è però ha due simboli, se vedi. Da una parte il simbolo dell'ebraismo, e dall'altra parte. Sì, la stella di si, David. È giù, sì, cioè. il simbolo del comunismo. No? Infatti, la campagna a livello propagandistico fu presentata come. Una battaglia tra l'Europa ariana e dell'Occidente contro l'oriente bolscevico ed ebraico, no? fu presentata come una battaglia in difesa dell'Occidente. Noi, noi gli americani ci difendiamo sempre da tutti. <ride> anche, no, quando, anche quando attacchiamo, quando bombardiamo, quando invadiamo, sono sempre per, per difendersi. Anche no? lì c'era. Così come per le, il colonialismo, no? la, la caccia allo spazio vitale da parte di sì, ma al di là delle Sì, uh, quello è un altro discorso. No? I motivi reali si disse la Germania aveva bisogno di perché era l'unico spazio eh. possibile. Perché quando parliamo poi di Oriente e Occidente, ricco, noi a, a Occidente abbiamo l'Atlantico, eh. eh, quindi, l'unico spazio sì, vitale e ricco abitato poi da slavi si che loro ritenevano ehm. un termension so, sotto uomini ehm. subumani e quindi questo era il motivo di ricreare un nuovo ordine politico dove eh, le, le nazioni che erano state inglobate da, dall'Unione Sovietica come l'Ucraina come l'Armenia come l'Azerbaigian e via dicendo venivano invitati a collaborare come fecero con le Waffen SS cioè con i volontari che combattevano nell'SS eh, a combattere contro l'Unione Sovietica Comunista per creare un nuovo ordine europeo dove questi stati avrebbero riavuto l'indipendenza e sarebbe stata costituita una federazione che aveva come leader la Germania. Ma l'operazione Barbarossa fu anche presentata come la battaglia dell'Occidente ariano contro il bolscevismo asiatico. Per chiudere, siamo andati lunghi, ma eh, Bansky, eh, a proposito di Bansky, eh, noi abbiamo una foto che riguarda l'artista. Ma perché è sì. importante? Eh, lo evidenzia lei anche ma, sul suo eh, sito. Ma sì, anche perché in, in, alcune, in altre di queste foto ce n'è una in cui viene rappresentata un'immagine drammatica dell'Occidente, cioè la foto della bambina che in Vietnam. Nuda, no? una bambina forse di 10 anni che scappa nuda dopo un bombardamento, e c'è un fotomontaggio per cui a destra e a sinistra ha due personaggi, uno è McDonald's e uno è il personaggio di Walt Disney. No? Volendo dire che l'Occidente e gli Stati Uniti, che oggi sono il simbolo dell'Occidente per eccellenza, perché sono il paese guida, piaccia o dispiaccia, eh, hanno una versione molto più come dire, poco idealizzata e molto più cruenta, molto più legata, per un verso al consumismo, no? per un altro verso a una rappresentazione idealizzata anche di se stessi, come vediamo in Walt Disney, per un altro verso alla guerra e alla violenza. No? Il contesto è quello della bambina nuda e mezza ostoniata che scappa. E siamo giunti al termine di questo appuntamento con Aspasso nel Tempo. Possiamo eh, rivedere in chiusura The Myth of Western Civilization, nuova publisher eh, per quanto riguarda la casa editrice. Questo è il libro del professore Enrico Ferri. E Speriamo per, di essere stati esauri. Per chi, esaudi, per chi è interessato di questi temi eh. di cui abbiamo discusso. Ci sono numerose schede sul mio sul sito, sito ferristudies.com Che è Ferri Ovviamente Ferr Studies eh, in inglese, Ferrestudius.com per chi volesse appunto andare a, a, a approfondire ulteriormente, però vi ricordo c'è già una puntata sul canale YouTube di Cusano Italia TV, la prima dedicata al mito della civiltà occidentale, breve ci sarà anche quella eh, di oggi, grazie, grazie. al professore Riccardo. Grazie Ferri. a voi, grazie a voi. Ai prossimi approfondimenti con lui di storia antica abbiamo parlato molto a Radio Cusano Campus, anche lì eh, sul sito radiocusanocampus.it trovate tutti i podcast sulle guerre persiane, su Alessandro Magno e tanto altro. Ricordo il professor Ferri, eh, docente di filosofia del diritto all'Università Nicolò Cusano e di storia dei paesi islamici. Grazie a che ha. La regia. Grazie a voi per la cortese attenzione e buon proseguimento con i programmi di Cusano Italia Tv. Buonasera.